posizionare quel tavolo traballante, ci serve per la festa. Dobbiamo appoggiarci i calici per il nettare. Non vorrei che si rovesciassero e andasse tutto sprecato. Caro Pietro, da quando hai smesso di fare il pescatore e ti sei infilato quel camice bianco, da allora sai dare solo ordini. Mi hanno dato l'incarico di conservatore del paradiso. Ho una responsabilità. Ci vuole anche un certo decoro per affermarla. Conservatore? Pensavo usciere. Non fare lo gnorri, lo sai benissimo che l'usciere di là è un mio dipendente. Rispetta le gerarchie, bello. Tu le ali, caro. Stai attento perché io sono il padre del capo. Oh, sì, il padre del capo, sentilo. Poi, casomai, il figlio del capo. Signor Antone! Ma è possibile che non ti entra mai in quella stupida zucca da rozzo pescatore che hai? Non riesci a capire che lui è uno solo. Padre e figlio sono distinzioni fittizie. Ah, su questo ti do ragione. E vuoi, sono un'anima semplice, come dici tu, un rozzo pescatore. A me questa cosa qui mi ha sempre mandato in confusione. Non riesco ad abituarmici, ecco. Vado a lavorare, vai. E voi, datevi da fare! Ci sono da sistemare ghirlande, palloncini, festoni, fiori, musica, luci, fuochi d'artificio e tutto il resto. Diamoci da fare, per favore. Sant'uomo sta per rendere l'anima, non aspetta certo i vostri comodi. D'altra parte, è stato l'uomo più pio e meritorio sulla faccia della terra negli ultimi 100 anni. Dobbiamo accoglierlo con i dovuti onori e festeggiare l'evento come merita. E fate attenzione! Pietro, mi hai chiamato? Ah, no, scusa Maria, scusa. Il fatto è che quando ho da lavorare con questi che non sanno fare niente, non posso fare a meno di pensare a te, che hai saputo fare addirittura lui. Bella scusa, va. Come se non sapessi che tutte le volte che siete nervosi mi chiamate. Evidentemente funziona bene come calmante. Ciao Giuseppe, marito mio. Ciao, Maria. Sei di nuovo al lavoro. Visto che voi artigiani avete proprio delle pensioni da schifo. Se dovete continuare a lavorare anche dopo morti. Ciao Maria, ciao. Diglielo tu lì al Pierin pescatore lì, che io il mio mestiere lo so fare e che se gli altri suoi collaboratori sono degli imbranati è perché lui non se li sa scegliere. Meno male che qui in paradiso il capo del personale è Michele, che in quanto arcangelo ha una certa cultura, perché se la selezione del personale la facesse Pietro saremmo già falliti. Ma cosa dici? Il paradiso è come gli stati, non può fallire. Ma proprio, non ti tieni aggiornato, zuccone. Ma dai un'occhiata laggiù, Arezzo, e dimmi un po' se sei così convinto che gli stati non possono fallire. Basta, non riesco a lavorare. Blaterate. Con voi due negli intorni è impossibile concentrarsi. Pietro, Giuseppe ha ragione. Ognuno deve fare le cose per cui è adatto. Guarda laggiù, per esempio. L'umanità è nei guai da secoli. E tutto perché comandano i prepotenti presuntuosi che commettono errori su errori, provocando guerre e massacri. Le cose non vanno bene e tu, Pietro, dovresti saperlo meglio di tutti. Ti sarei accorto, spero, che continuiamo a fornire a Lucifero fior di uomini ricchi e potenti, mentre gli altri, i poveracci, quelli che nella loro vita riescono a commettere soltanto qualche peccatuccio veniale, arrivano dritti e filati qui da noi, visto che la loro vita stata peggio di un purgatorio. Certo che parla bene, quello lì. Sì, fa venire un po' sonno, ma è bravo. Doveva fare il predicatore. Fermi tutti, ci sono novità. È
ecco il nostro annunciatore. Ciao Gabriele, cosa mi devi annunciare questa volta? No Maria, questa volta non è per te. Meno male. Sospendete tutti i preparativi della festa. Sant'uomo non verrà. Come sarebbe a dire non verrà? Sant'uomo non verrà. Laggiù hanno trovato il sistema di prelevare gli organi di sangue da persone decedute e impiantarli in persone con organi malati, facendone delle persone sane. Perciò lo chiamano trapianto. Ma che bella storia! A me mi sembra una diavoleria. Ma che dici? Salvare la vita è come tuo angelico, non diabolico. Scusa, mi sono espresso male, sono d'accordo con te. Sì, sì, va bene, ma che cosa c'entra tutto questo con Sant'uomo e la nostra festa? Sant'uomo doveva venire su da noi. Ma malato di fegato, vero? Sì, sì, e allora? E allora? Laggiù si sono specializzati in trapianti di fegato. Anzi, uno di loro ha ridato la vita a migliaia di persone con il suo intervento. Oh. E dove sta costui? A Isfahan? Ignorantone! Mai possibile, sei rimasto da vicenda tu! Hai l'orologio fermo da 1000 anni! Ma dai un po' un'occhiata laggiù! La tecnologia più avanzata ora è concentrata negli Stati Uniti d'America. Sarà di Boston, di New York. Non sapevo nemmeno che esistessero quei posti lì. No, non è un americano, è un italiano. È di un paesino vicino ad Ivrea. Dove? Ivrea, quel posto di matti dove per lavorare fanno le macchine per scrivere e per riposarsi si tirano le arance. Questo lo sai. Imbecillone, le cose importanti, certo che le so. Dunque, Gabriel, se ho ben capito, tu stai dicendo che quel tipo lì ha trapiantato il fegato a Sant'uomo e che questo, di conseguenza, non arriva. Proprio così. Che delusione. Secondo me Sant'uomo non sarà deluso per niente. Che ci fai tu qui che non è il tuo posto? Fare lo scorbutico come al solito, con la visita di cortesia. Ho appena saputo che avete avuto un dispiacere. Il vostro ospite ti ha atteso, rimanda il viaggio. Ebbene sì, e a te che te ne frega? L'uomo più meritevole del paradiso da oltre 100 anni. Me lo lasciate qui sulla terra, con tutti i problemi che ci sono oggi, e io non dovrei sentirmi eccitato dalla sfida? Farò di tutto per conquistarlo! Povero illuso. Possiamo dormire tra due manciari, Dio. Che quel rompiscatoli di Giuseppe ha proprio ragione, mi sono scelto dei collaboratori imbranati. Sarebbe a dire? Guardando la sua scheda personale, sì. Risulta che non abbia mai fatto dei torti al prossimo, ma sai, non so come dire, faceva quel mestiere, il più antico del mondo. Io non so mai come comportarmi in questi casi. Qui
Non tutti la pensano allo stesso modo. Guarda che qui vige la monarchia assoluta. Conta come la pensa il capo. Sì, sì, sì. Ma siete voi. Siete voi che interpretate il suo pensiero. Ognuno a proprio modo. Via, via, mandalo giù. Ha ragione, Michele. Ma senti questi due. Conosco sicuramente meglio di voi il pensiero di mio figlio. E so benissimo quanta pietà lui provasse per queste donne che fanno commercio del proprio corpo, costrette dalle difficoltà della vita e spesso dalle violenze fisiche dei loro sfruttatori. E poi, un po' di comprensione per certe debolezze di anime. Ricordate l'adultera? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ah, ma voi due siete gli ultimi a capire un discorso sul sesso. Siete angeli, non ce l'avete. Maria, Maria in fondo ha ragione. Il capo le ha sempre considerate delle mitti, dal più delle specie di assistenti sociali. Se costei, come dici, in vita non ha mai combinato guai, non ha fatto male a nessuno, lasciala entrare. Piuttosto, hai controllato bene il suo curriculum con l'angelo accompagnatore? Sì, 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 ho controllato. Ma c'è una sola cosa che non ho ben capito. Dice che dopo morta ha donato gli organi. Ma non ho capito cosa vuole dire. Vuoi vedere che... Senti, puoi mica verificare che fine hanno fatto gli organi che ha donato? Dice che sono stati trapiantati ai vivi. Ma non ho capito nemmeno questo. Ah, e sai per caso a chi sia stato trapiantato il fegato? No, questo non lo so. Fammi parlare con l'angelo custode. Custode Giassolina! Eccomi! Bene, Gelsomina, parlaci un po' della tua custodita, dici che era una brava donna. Sì, non aveva mai fatto del male. Era una poveraccia, bruttina, senza grandi doti e non aveva mai trovato un lavoro fisso. Sì, ma hai pure detto che era una meretrice. Sì e no. Come sarebbe a dire sì e no? Qualcuno la costringeva con la forza? Una vittima della tratta delle bianche? No, è di colore. Ah, hai capito benissimo che cosa intendo. No, non c'era nessuno che la obbligasse. Ai, 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 ai. Ti spiego, tutto è incominciato nella sala da ballo Black and White Lucario. Thank you.
qualcuno di loro gli incontri erano divenuti abituali. Uno di loro, che sapeva che a lei era piaciuto tanto il Lago Maggiore, ce l'ha portata con la macchina. Ma proprio durante il viaggio di ritorno, l'incidente, lui è morto sul colpo. Gli è arrivato 2 giorni fa. Bene, controllato. È entrato senza problemi. Non era stata colpa sua. Un guasto meccanico al vecchio macinino Ruggerito, al motore di un vecchio macinino Ruggerito. Lei invece era in coma, irreversibile. L'hanno portata all'ospedale, i medici hanno cercato di salvarla, ma quando il suo encefalogramma è risultato piatto, visto che avevano trovato nella sua borsetta il documento con cui aderiva all'AIDO e decideva di donare i propri organi, hanno proceduto al prelievo. Piano piano, fammi capire, coma, encefalogramma piatto, che vuoi dire? La faccenda funziona così. Quando una persona è in coma, è comunque viva, i medici cercano di tutto per salvare la sua vita. Quando però si convincono che l'encefalogramma è piatto e che quindi il coma è irreversibile, allora lì è un bel pasticcio, perché entrano in ballo un sacco di questioni etiche. C'è chi, parlando di accanimento terapeutico, dice che non bisogna insistere troppo nell'accanimento delle cure a questa persona in coma. C'è chi invece sostiene che nessuno ha il diritto di consentire una vittoria della morte e accanirsi con questo. Che valutino e che decidano. Se alla fine avranno dimostrato di aver agito in buona fede, di essersi sforzati, di capire prima di decidere, nessuno li condannerà all'inferno, nemmeno se la loro decisione fosse diversa da quella che lui avrebbe voluto. Ok, capo, mi scusi. Dunque, dicevamo, quando una persona è in coma, è comunque viva e i medici fanno di tutto per salvarle la vita. Si controlla il suo cervello e quando l'encefalogramma risulta piatto vuol dire che l'anima ha abbandonato il corpo, che ha iniziato il viaggio verso di voi. E i macchinari che sostenevano in vita la persona possono continuare a funzionare facendo circolare il sangue, di modo che la persona è deceduta, ma i suoi organi sono ancora qui. Ma è fantastico! Certo, e grazie a un'altrettanto fantastica organizzazione sanitaria è possibile prelevare quegli organi e farli giungere a una persona malata in lista d'attesa, in grado di riceverli. In che senso in grado di riceverli? Ecco, il corpo umano tende a espellere i corpi estranei. Si verificano i fenomeni cosiddetti di rigetto. Per evitarli bisogna che ci sia compatibilità di gruppo sanguigno e non solo. Per Marco è tutto ben complicato. Persona in coma assistito, compatibilità. Le probabilità statistiche per effettuare un trapianto sono piuttosto basse, direi. Sì, bisogna essere perfettamente organizzati e agire molto rapidamente. Solo le corne possono essere spiantate anche dopo l'arresto cardiaco e conservate. Quindi bisogna che il maggior numero di persone dia la propria disponibilità alla donazione degli organi. Il commercio di organi? Un'idea orrenda, non mi farà permettere. Ma quale commercio? Ma che hai capito? I familiari del donatore non sapranno mai a chi sono stati donati gli organi del proprio caro. Il ricevente non saprà mai il nome del donatore. In questo modo si garantisce che la donazione sia un puro atto di generosità.
A volte penso che l'umanità intera meriti il paradiso. Quando ci si mette, la specie umana sa fare le cose proprio bene. Bene. Brava Gelsomina. Abbiamo imparato un sacco di belle cose. Ma dimmi, sai per caso a chi sia stato trapiantato il fegato della tua custodita? Sì, a un certo signor Santuomo. Ah no, eh? Ah no, questo è troppo. Dopo aver fatto la puttana tutta la vita, scusa Maria, adesso ci vuole pure portare via Santuomo. E quel bastardo di Pietro che ci prende pure per i fondelli. Dov'è l'usciere? L'usciere? Basta, sbatti l'inferno e non se ne parli più. Pietro, no, sei impazzito. Ah no, è una bestialità, Pietro. Sì, sì, ha ragione. Ha ragione. Tacete voi e ricordatevi che anche Lucifero era dei vostri. Volete forse fare la stessa fine? Maria, mi stai minacciando? Io, che ti ho scelta fra tutte le donne del mondo? E visto che hai scelto lei, potevi dire qualcosa anche a me, somaro! E tu taci, putativo, che non sei altro! Capo, 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 capo. Zitto, zitto sciocco, era una domanda retorica. Sai bene che io so tutto. Ah, così? Tu volevi regalare a Lucifero una donna che nel passato è stata costretta a vendere il proprio corpo, compiendo tra l'altro un gesto di generosità, perché a suo modo avrà pur fatto del bene a qualcuno. Comunque, questa donna al termine della propria esistenza ha deciso di regalare i propri organi. E tu vorresti condannarla per la meschina ragione che Santuomo, se continuasse a vivere, potrebbe peccare quando non l'ha fatto fino adesso. Ma se siete voi stessi a dire che si tratta di un rischio minimo. Sì, ma è pur sempre un rischio contro una certezza. Certo. E allora perché avrei inventato il libero arbitrio? Voi che vorreste condannare l'anima di questa donna, non sapete cosa sia la pietas, che genera giustizia. Voi, di fronte a lei, dovreste inchinarvi e riconoscere la sua superiorità e dire Domine non sum dignus. Quando si mette a parlare il latino, non bisogna contraddirlo. E questi chirurghi? Mi pare che facciano i miracoli come te. Già, la cosa non mi dispiacerebbe affatto, ma loro sono i primi a sapere che non è così. Sono solo persone preparate che fanno il loro dovere con scrupolo in un sistema favorito, in questo in un sistema sanitario pubblico, che in Italia è ancora uno dei migliori del mondo, anche se non manca chi vorrebbe smantellarlo, specialmente adesso che i soldi mancano. Allora, avete sentito? Ok, basta così, la festa è sospesa, niente più Santuomo. Niente affatto, la festa si fa e come? Solamente che festeggiato non sarà Santuomo, ma una santa donna donatrice di organi. Le anime dei donatori di organi sopravvivono nei corpi delle persone a cui è stato offerto un prolungamento della loro esistenza. I donatori di organi sono anime vive.